Il nuovo Poste ID è l'identità digitale di Poste Italiane abilitata a SPID. SPID, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, è la nuova infrastruttura paese che consente ai cittadini e alle imprese di accedere in maniera semplice e sicura ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione e dai fornitori di servizi privati aderenti attraverso l'utilizzo di un'unica identità digitale. Il sistema SPID è stato istituito dal 2013 da una legge dello Stato italiano. L'Agenzia per l'Italia Digitale ne gestisce l'attuazione. SPID è parte di un più ampio sistema europeo che dal 2018 permetterà ai cittadini di utilizzare le password di accesso della propria identità digitale per richiedere servizi online anche in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. A partire da febbraio 2018, tutte le amministrazioni italiane dovranno aver aderito al sistema SPID. L'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione sarà consentito solo utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, la Carta d'Identità Elettronica e SPID. Ma perché l'identità digitale? Perché i cittadini dovrebbero richiederla? In cosa li facilita? Guardiamo cos'è accaduto in questi ultimi anni. La capillarità delle reti di comunicazione e la diffusione dei dispositivi mobili ha modificato le nostre abitudini quotidiane, permettendoci di cercare informazioni rapidamente, comunicare e condividere contenuti con gli altri, gestire le nostre finanze in home banking, effettuare acquisti e prenotazioni online, interagire con pubbliche amministrazioni tramite sistemi di e-government. Tutto questo anche in mobilità. L'attuale scenario tecnologico ha portato ad un radicale cambiamento nella modalità di interazione fra le persone, rendendo lo scambio di informazioni molto più veloce, pratico e funzionale. In questo contesto, l'offerta di servizi in rete è in continuo aumento, con un ventaglio di soluzioni sempre maggiore. Per poter usufruire dei servizi gestiti dalle pubbliche amministrazioni, però, è necessario autenticarsi con username e password personali e specifiche per ciascun portale consultato. Ciò significa che all'aumentare della richiesta di servizi da parte del cittadino, aumentano anche le password di accesso da ricordare, tante identità quanti sono i servizi consultati. La stessa cosa sta accadendo per i servizi privati online. Questa molteplicità di password può generare confusione nei cittadini, rendendo difficoltoso l'accesso ai portali di servizi pubblici o privati. Si è portati a pensare che qualcosa non funzioni, perdendo tempo e fiducia nell'efficienza dei sistemi di servizi online. Le potenzialità dell'identità digitale fornita dal servizio SPID riguardano proprio la semplicità e l'accessibilità. Un'unica password per accedere a molteplici servizi. Insieme al requisito indispensabile e irrinunciabile della sicurezza delle informazioni. Disponendo di un'unica identità digitale, cittadini e imprese potranno autenticarsi in modo semplice e sicuro attraverso un unico accesso da PC, smartphone e tablet. Cittadini e imprese, utilizzando strumenti d'uso comune, come cellulari e tablet, potranno usufruire di servizi personalizzati in base al ruolo e alle preferenze espresse. Potranno inoltre contare su un elevato livello di sicurezza nell'accesso, garantito da meccanismi di crittografia dei dati. Infatti è proprio la sicurezza del cittadino ad essere maggiormente garantita. SPID offre livelli di sicurezza differenziati, fornendo credenziali coerenti con il livello di sicurezza richiesto dal fornitore dei servizi. A seconda delle necessità di autenticazione e della strumentazione tecnologica adottata, l'utente può disporre infatti di tre diversi livelli di sicurezza. Ma chi rilascia l'identità digitale? Solo un gestore dell'identità digitale accreditato dall'AGID può erogarla ad un cittadino o ad un'impresa che la richieda. Il sistema SPID è nato proprio per supportare le relazioni digitali che intercorrono tra l'utente, il gestore dell'identità digitale e il fornitore del servizio. Vediamo chi sono gli attori del sistema e quali sono le loro attività principali. L'utente che attraverso la propria identità digitale si interfaccia con il sistema SPID. I gestori dell'identità digitale, che abilitati all'erogazione e alla distribuzione delle identità, gestiscono il processo di identificazione dell'utente, garantendone il riconoscimento. I fornitori di servizi, pubbliche amministrazioni e imprese private aderenti, che forniscono il servizio richiesto. I gestori di attributi qualificati, che su richiesta del fornitore di servizi certificano ruoli, qualifiche e iscrizione presso albi dei titolari dell'identità digitale. L'identità digitale di Poste Italiane è Poste ID. Il nuovo Poste ID abilitato a SPID consente di
accedere ai servizi online dei siti di Poste Italiane, cliccando sul bottone Entra con Poste ID. Autorizzare le transazioni e i pagamenti di Poste Italiane, inserendo il codice Poste ID quando richiesto. Accedere ai servizi della pubblica amministrazione e di altri privati convenzionati con SPID, cliccando sul bottone Entra con SPID. Chi può richiedere a Poste Italiane la propria identità digitale Poste ID? Tutti i cittadini, accedendo al sito posteid.poste.it, possono aderire al nuovo servizio di identità digitale, conformi ai requisiti del Sistema Pubblico per la Gestione dell'Identità Digitale, SPID. Per acquisire con una semplice registrazione online l'identità digitale Poste ID abilitata a SPID, è necessario essere in possesso di uno strumento digitale di riconoscimento. I clienti di Poste Italiane possono utilizzare l'attuale app Poste ID installata sul proprio smartphone, il proprio cellulare con numero di telefono certificato su cui ricevere un SMS con codice di verifica, il lettore banco posta con la propria postmat. Tutti i cittadini possono utilizzare la propria carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica attive, la propria firma digitale. I cittadini che invece non sono in possesso di strumenti digitali di riconoscimento dovranno prima effettuare online la richiesta di Poste ID abilitata a SPID sul sito posteid.poste.it e successivamente dovranno recarsi presso gli uffici postali abilitati per l'identificazione a vista con associazione del numero di cellulare per attivare la propria identità digitale. Poste ID è gratuito per tutta la durata del contratto. Se hai già Poste ID, puoi continuare ad usarla per autorizzare le tue transazioni finanziarie. Attraverso la registrazione su posteid.poste.it puoi abilitare in qualsiasi momento la nuova versione aperta a SPID. Poste Italiane si conferma ancora una volta motore di sviluppo inclusivo nell'accompagnare il Paese verso la digitalizzazione.